in piena trasparenza, se ci sono i presupposti per un avvicinamento al secondo turno, verifichiamo se questi presupposti non ci sono anche già per il primo, che credo sia un modo più trasparente per costruire un progetto forte che si deve aprire alla città. Usciamo dalle dinamiche, lo ripeto, secondo me dobbiamo fare tutti uno sforzo, ma questo perché abbiamo una responsabilità nei confronti delle nostre comunità, di uscire dalle dinamiche delle sale consiliari, delle sale, come dire, del potere, se così vogliamo definirle. C'è un'esperienza di Conte 2 a livello nazionale che ha visto delle forze politiche portare avanti priorità importanti, che ha lavorato bene. Beh, io farò il sindaco fino a ottobre, poi come è giusto che sia, ci sarà qualcun altro che porterà avanti i progetti della nostra città, e non ho progetti particolari per me. Ma scusi, lei vuole indirizzare la politica dei 5 Stelle dopo ottobre, ma dopo ottobre non avrà alcun ruolo all'interno del movimento? Io non è che voglio indirizzare, credo di avere una responsabilità nei confronti della città che amministro, e credo di far parte di una comunità, anche se autosospesa, di cui mi sento parte. Quindi dico liberamente il mio pensiero. Questo non significa che io debba avere dei ruoli nel movimento. Come ho detto tante volte, credo di aver dedicato 5 anni della mia vita, anzi di più, alla città, al movimento di cui faccio parte, e credo di aver dato molto, quindi non ho particolari interessi e non ho particolari aspirazioni.